Buongiorno a tutti, oggi ci faremo tre ricette a base di soia. La prima sarà un classico, il latte di soia, che possiamo usare per colazione o per ricette anche salate. Poi ci faremo dei biscotti, questi sì, da usare per colazione o anche per merenda. E infine delle polpette di verdure. E queste ultime due ricette le faremo con lo scarto del latte di soia, chiamato Okara. Quindi non butteremo via niente. Ma iniziamo e vediamo come si fanno. Prima mettiamo in ammollo per una giornata dei fagioli di soia e poi li andiamo a scolare. E poi ci versiamo i nostri fagioli di soia in un frullatore insieme a mezzo litro d'acqua. E cominciamo a frullare. Aggiungiamo altro mezzo litro d'acqua. Frulliamo ancora un po'. E ce lo andiamo a versare in una pentola bella capiente. E qui facciamo andare a fuoco medio, fino a che non vediamo che comincia a bollire. E a quel punto abbassiamo la fiamma e facciamo andare a fiamma bassa per 15 minuti. E qui ne aggiungo altro perché ho fatto un po' più soia di quella che pensavo. E non è ancora finita. Ecco qua l'ultima. Poi basta, ho finito. E spero ci stia. Sì, ci sta, ci sta. Per questo avevo detto una pentola bella capiente, ma credo fosse un suggerimento per me. A voi invece basterà una pentola normale, se farete delle porzioni normali. Ah, ultima cosa. Penso fosse una cosa abbastanza ovvia, ma togliete pure la schiuma che si è formata sopra il vostro latte. Futuro latte. Così almeno vedrete quando inizierà a bollire. E ora che è pronto, lasciamo che si raffreddi un po' e poi inizieremo a fare le nostre ricette. Ok, si è raffreddato e si è anche formata la pellicina. Beh. E ora che si è raffreddato, ci prepariamo una garza e ci andiamo a versare piano piano il nostro latte. Ora ci chiudiamo la nostra garza e la strizziamo per bene, facendo uscire tutto il latte dalla nostra Okara. Ed ecco qua il nostro latte. E questa qui invece è l'Okara che useremo fra un po'. Ora ci travasiamo il nostro latte in una bottiglia e la nostra prima ricetta sarà pronta. Ora passiamo a fare le polpette, in cui ci serviranno 150 g di Okara, 400 g di verdure cotte. Io qua uso delle cimette di rapa, ma potete usare veramente le verdure che volete, anche un mix. Poi 30 g di pan grattato, un cucchiaio d'olio e del sale. E via a frullare. Queste sono venute fuori verdi per ovvi motivi, ma vedete anche già che, nonostante quel poco pan grattato che abbiamo messo, tengono la loro forma. E ora ce ne faremo 15-20. Ecco qua, e queste qui ovviamente sono delle polpette proprio base, e voi potete aggiungere tutte le spezie che volete, quel che più vi piacciono. E ora via in forno. E ora via con la ricetta che tutti aspettavamo, i biscotti. Ho messo un po' di farina, del lievito, del cacao in polvere. Mescoliamo un po'. E ora ci prendiamo un'altra ciotola e andiamo a versarci gli altri ingredienti. Quindi 100 g di Okara, 120 ml di panna di soia, 50 ml di sciroppo d'acero, 30 di olio vegetale e un po' di estratto di limone. Ora mescoliamo il tutto per bene. Ci riprendiamo la nostra ciotola e andiamo a versare il tutto qua dentro.
mescoliamo. Ed ecco qua. E adesso ci formiamo i nostri biscotti. Anche qua più o meno grandi, come una pallina ping pong. Li mettiamo sulla nostra teglia e appiattiamo un po'. Poi se volete li potete lasciare anche così. Ma a me piacerebbe un po' decorarli con della granella di nocciole. Perché cacao e nocciole ci sta sempre bene. E via in forno pure loro. E le nostre polpette sono pronte, come anche i nostri biscotti. Ora però tutte queste ricette bisogna assaggiarle per bene, quindi partiamo con la colazione. Latte di soia e un bel biscotto. Inzuppiamo come si deve. È morbidissimo. È molto buono. E ora, dopo la colazione, di solito arrivo al pranzo, quindi assaggiamoci le polpette. Approvate pure loro. Le ricette di oggi sono finite. Spero vi siano piaciute e spero anche le rifacciate. Se le rifate, taggatemi su Instagram con una foto, così guardo le vostre creazioni. Come al solito le ricette le troverete giù in descrizione e noi ci vediamo a un prossimo video.